calda un po' il motore, non fermarti dai, fai pieno di benzina, la migliore che hai. Dirigiti alla pista, c'è una gara in città, è un'occasione d'oro, perché corre gas gas, gas gas si vincerà, gas gas si vincerà. Va bene, Pep, ok. Sei pronto, Pep? Al volo! Forza per te, Gas Gas! Uccidi Ermolina! Quasi non ci credo. È da parte di Rick Frecciarossa. Dice che sono ufficialmente invitato alla 500 miglia di Motoropoli! Super magnifico! Mi dispiace andare sempre così di corsa, ma sai com'è? Ho altra posta da ricapitare. A più tardi, Gas Gas! Ehi, Pep! Andiamo, amico! È il mio livello di benzina. Le previsioni del tempo di oggi per la Motoropoli 500 non potrebbero essere migliori. Cieli sconfinati, senza neanche l'ombra di una nuvola. Oggi, dopo la Motoropoli 500, non dimenticate di sintonizzarvi su Ruote Fortunate di Radio 5. Ci sarà l'inimitabile Van White di Motoropoli a far girare la grande ruota per farvi vincere lussuosi posti in tribuna. Avete bisogno di un piccolo zing nella vostra vita? Fate un salto alla stazione di servizio di Motoropoli e provate la benzina a doppi ottani! Il vostro motore non sarà mai stato così su di giri! 68, 68, 68 buffomobili! Prossimamente all'autodromo di Motoropoli, 68 buffomobili! Con Red Rider Rickshaw e Min Clyde Green! Vi faranno ridacchiare, vi faranno sbellicare dalle risate, perché sono veramente buffomobili! Tutte 68! Se vogliamo davvero iscriverci a una gara così importante, dovremmo per prima cosa fare un salto all'autodromo. Alla fattoria di Thorville, gli ortaggi affollano i campi e i frutti abbondano ovunque. Gli ultimi dati ci dicono che i raccolti sono superiori alla media e la loro qualità è eccezionale quest'anno. Non dimenticate di andare a dare un'occhiata! Ha un'aria davvero buffa, il nostro piccolo amico. Non voglio certo far male all'opossum. Devo trovare un sistema per farlo spostare, in modo da poter proseguire. Oh, questo l'ha spaventato. Scommetto che sta giocando a fare il morto. Ok, Pep, tocca a te. Sei proprio un bravo cagnolino. Speriamo solo di non aver spaventato troppo il nostro amico. Beh, credo che possiamo rimetterci in marcia.
Autodromo di Motoropoli! Arrivo! Ciao, Rick Frecciarossa! Che il cielo mi fulmini se non è il mio piccolo amico Gas Gas! Sei venuto a iscriverti alla 500 miglia di Motoropoli! Puoi scommetterci, Frecciarossa! È un anno intero che Peppe e io aspettiamo questo momento! Vedi, Gas Gas, se davvero vuoi diventare una macchina da corsa, dovrai avere un'ottima tenuta di strada, correre come il vento e ricordarti che la sicurezza viene prima di tutto. Ci sono delle cose di cui avrai bisogno. Lo so, posso procurarmi tutto quello che mi serve a Motoropoli. Ecco la lista di tutto quello che dovrai trovare. Avrai bisogno di benzina a doppio ottani, gomme slick super veloci, un casco di sicurezza per Pep e una bandierina triangolare con il numero 5. Ecco il tuo numero ufficiale di gara. Grazie, Rick Frecciarossa. Non vedo l'ora. Sarà bene darsi da fare. Ho ancora molte cose da fare prima della grande gara. Ogni tanto sento la mancanza delle corse. Mi manca la sensazione di velocità causata dalla gomma a contatto con l'asfalto. Beh, mi fa piacere che tu sia qui a correre nell'autodromo. Oh, anche io, Gas Gas. Non ci rinuncerei per tutto l'oro del mondo. A volte mi ripeto una frase, Gas Gas. Suona più o meno così. Non è questione di vincere o perdere. Bisogna pensare a come si corre lungo il circuito. Non lo dimenticherò, Rick Frecciarossa. Quest'oggi si vedrà l'automobile migliore in tutta la città. Non ha rivali sulla pista, questo lo saprai. E le altre macchine urlano gas gas, vai. Vai gas gas, vai gas gas, nessuno è meglio di te. Quando con la mia bandiera ordino di partir, lui è pronto ed il motor sa come far ruggire. Con le sue gomme speciali da velocità ed il suo cagnetto a bordo tutti batterà. Vai gas gas, vai gas gas, nessuno è meglio di te. Guardalo sfrecciare come solo lui fa e superare gli avversari con facilità. Qui non si è mai visto un tale campione, a Motoropoli è migliore, non c'è questione. Oh yeah! Sulla pista chi non ferma più, sembra qui vicino invece già laggiù. Nei rettilini per tutti gli altri sono guai, nessuna curva lo spaventa, lui non sbanda mai. Vai gas gas, vai gas gas, nessuno è meglio di te. Vai gas gas, vai gas gas, nessuno è meglio di te. L'insegna dice Autodromo di Motoropoli. Dice giochi. Il cielo mi fulmini se non è il mio cliente preferito, Gas Gas! Salve, signora Cilindro. Stavo giusto dando uno sguardo. Fai la scelta che ritieni migliore. Io sto provando tutti i nuovi giocattoli nel magazzino solo per assicurarmi che funzionino come si deve. Divertiti! Lo faccio sempre! Dice gratis. Queste batterie devono essere gratuite. Grandioso! Queste potrebbero rivelarsi utili.
devi assolutamente provare questo, Gas Gas. Che cos'è? Ottima domanda, ma qualunque cosa sia, scommetto che si venderà come il pane. Non mi dispiacerebbe averne uno per il mio compleanno. Non sono convinto che funzionerà. Perfetto! Sembra davvero divertente. Smettere di giocare. Motor Color. Wow! Una nuova verniciatura sarebbe un'ottima cosa. Wow! È una bottiglia vuota. Non dovrebbe stare lì. Penso che la riciclerò. Wow! Avanti il prossimo. Dovrai inserire 3 monete nella fessura per entrare a Motor Color. Dice Motor Color 3 monete. Dovresti inserire 3 monete nella fessura, amico. Sarà meglio che trovi un modo per guadagnarmi 3 monete. Dovresti inserire 3 monete nella fessura, amico. Non ho nessuna moneta. Sarà meglio pensare a un sistema per guadagnarne qualcuna. In modo tale da potermi permettere una verniciatura. Una bottiglia vuota. Avevo intenzione di riciclarla. Di un po', Gas Gas, ti dispiacerebbe pensarci tu a riciclarla al mio posto? Sì, signore, mangia fumo. Ne sarei lieto. Grazie, mio piccolo amico. Sei sempre di grande aiuto. Allora, Gas Gas, hai intenzione di partecipare alla Motoropoli 500? Spero davvero di sì, mangia fumo. Rimangono solamente poche cose da trovare prima. Beh, sono comunque sicuro che non avrai difficoltà. Mi occorrono le gomme da corsa, il numero ufficiale sulla mia bandierina da gara, la benzina a doppio ottani e un casco per Pep. E poi sarò pronto per competere nella Motoropoli 500. Dice le primizie di Baldini. Buongiorno, Gas Gas. Buongiorno, signor Baldini. Mi sto preparando a partecipare alla Motoropoli 500. Oh, è così emozionante. Fammi sapere se c'è qualcosa che posso fare per te. Grazie, signor Baldini, lo farò. Forse andrò all'autodromo per seguire la gara. Sarebbe fantastico. Spero che vincerai la Motoropoli 500, Gas Gas. Caspita! Grazie, signor Baldini! Anche io! Ehi, Gas Gas, sono un po' a corto di prodotti. Potresti farmi un favore e tornare alla fattoria per prenderne un altro po'? Sicuro! Di che cosa ha bisogno, signor Baldini? Dunque, fammi vedere. Ho bisogno di un pomodoro, di una pannocchia di grano turco e di un mazzo di broccoli. Va bene, posso procurarne un po'. Eccellente! Riportami tutto in questo cesto e ti darò 2 monete, Gas Gas! Aspetta, grazie! Qualche moneta fa sempre comodo, signor Baldini. Fantastico! Beh, buona fortuna!
l'autolavaggio di Motoropoli. Dice motor lavaggio due monete. Inserire due monete nella fessura, per favore. Sarà meglio andare a lavorare e trovare un sistema per guadagnare altre due monete. Mi dispiace, ma devi inserire due monete nella fessura prima di poter entrare nell'autolavaggio di Motoropoli.